Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim. Stefano Sturaro l'ha fatta grossa al centro di una polemica e vediamo che cosa è successo. Alcuni giorni fa, quindi la notizia poi in realtà è venuta fuori con qualche giorno di ritardo, un dodicenne tifoso del Napoli, napoletano o comunque se non di Napoli, della terra napoletana, partenopea, ha contattato tramite Instagram in privato Stefano Sturaro. Questo dodicenne aveva scritto inizialmente un commento di insulti sotto una fanpage, sotto un profilo di fan della Juventus, dedicato quindi alla Juventus. È iniziata invece successivamente questa conversazione direttamente con Stefano Sturaro. E il dodicenne si è espresso da dodicenne un po' in dialetto, un po' con insulti, accusando in particolar modo Sturaro di essere uno con tanti soldi, un calciatore con tanti soldi, insomma cose che si dicono, che dice diciamo il popolo, cose che sono di comune sentire. Al che Sturaro, invece di chiudere la conversazione o rispondere in maniera comunque educata, visto che effettivamente è un giovane ma comunque un professionista, un calciatore che effettivamente guadagna tanti soldi ma soprattutto che è un professionista, ha ingaggiato una vera e propria discussione con questo dodicenne, arrivando ad insultarlo, insultandogli velatamente la madre, dandogli del bambino e finendo per definirlo ritardato e tra virgolette gomorra. Tipo stai zitto, gomorra o cose simili. Ovviamente la conversazione non è rimasta privata, sono stati diffusi sui social gli screenshot di questa conversazione, in particolar modo a quanto ho capito dal fratello più grande di questo dodicenne, e quindi chiaramente è nata una vera e propria polemica, un attacco nei confronti di Stefano Sturaro del web, dei social. Ed infatti, fino al punto che Stefano Sturaro è stato costretto, si è sentito obbligato, per la verità, a pubblicare un chiarimento e delle scuse direttamente sul suo profilo Instagram, con il classico screenshot che si fa del bloc note con la scritta, in cui appunto scrive che i professionisti, i calciatori sono spesso insultati e che a volte si perde la calma. Lui non doveva perdere la calma, ha sbagliato in questo e chiede scusa a chi si è sentito toccato, in particolar modo dai suoi insulti. Ora, chiaramente, dal mio punto di vista Sturaro l'ha fatta grossa, ma prima di tutto volevo dire che esiste un mio punto di vista. In che senso, direte voi? Che vuol dire esiste un tuo punto di vista? Nel senso che sto leggendo anche di tifosi juventini che vogliono soprassedere sulla faccenda e che se la prendono preventivamente con chi approfondirà l'argomento, quindi anche con me, con chi vorrà esprimere appunto la propria opinione, prendere la propria posizione su questo argomento, su quanto ha fatto Sturaro, perché si tratta di questioni extracalcio, perché non riguardano il campo, non riguardano strettamente la Juventus, e così facendo, discutendo di queste questioni, non si fa altro che dare voce a chi vuole attaccare e affossare la Juventus. Non sono d'accordo. Se Sturaro ha fatto quello che ha fatto, io da tifoso sono legittimato innanzitutto a discuterne, ad approfondire la questione, sono tenuto a farlo, anzi, perché altrimenti sarei un tifoso a giorni alterni, e poi sono evidentemente tenuto per coerenza, visto che ho un canale YouTube vi offro questo servizio di parlare con voi, di approfondire determinate questioni, ho anche un certo obbligo di coerenza di prendere posizione, e prendo posizione netta contro Stefano Sturaro, un calciatore che non mi è mai stato antipatico, contro il quale non avrei avuto nulla da dire prima di ieri, prima di oggi, e adesso ho da dirgli contro appunto questo, che l'ha fatta veramente grossa. Non è la prima volta, per la verità, se non ricordo male, che Sturaro risponde in maniera abbastanza accesa a qualche commento, ma in passato si era trattato, se volete, del classico commento ignorante che viene rilanciato dalle pagine di fan calcistici specializzate in questo e finisce lì, ci si fa una risata. E si inquadra il personaggio Sturaro proprio come un calciatore tra virgolette ignorante e si va avanti tra virgolette chiaramente.
Questa volta non è così, perché questa volta è stata una conversazione in privato, è stata una conversazione lunga. Sturaro ha avuto il tempo di pensare, ha avuto il tempo di riflettere, ha avuto il tempo di valutare le conseguenze delle sue parole. Non è stato abbastanza intelligente neanche da capire che quello che lui stava scrivendo poteva e sicuramente sarebbe stato screenshottato, sarebbe stato immortalato e diffuso al di fuori della conversazione. Questo doveva essere il primo pensiero di Sturaro. Anche di fronte ad uno che non era questo il caso, che voleva semplicemente stuzzicare, provocare proprio una reazione. E ce ne sono tanti che magari vanno a contattare VIP calcistici o meno, soltanto per stimolare una reazione e poter poi farsi forti dello screenshot, rispetto a quello che è stato detto, rispetto alla risposta ricevuta. Non era questo il caso, probabilmente perché il dodicenne sembrava fare sul serio. Tra parentesi, il dodicenne non poteva stare su Instagram, a 12 anni non si può stare sui social, e questo aprirebbe un altro discorso, il discorso dei genitori che non controllano minimamente cosa fanno i loro figli con gli smartphone, che cosa fanno i loro figli su internet, che affidano smartphone ai loro figli troppo piccoli, perché sono onestamente, sinceramente, nettamente contrario a dare smartphone a bambini appunto inferiori a quantomeno a 13 anni, insomma, che non hanno finito la scuola media, per intenderci. Poi glieli volete dare, va bene, fategli solo giocare, non consentitegli di accedere ai social e di avere la massima libertà, addirittura nell'andare a contattare, calciatori. Non sono chiaramente una gioventù deresponsabilizzata, ma non voglio stare qui a fare moralismi, casomai un discorso diciamo più sociologico, se volete, ma magari lo affrontiamo in un'altra sede o magari lo troverete su qualche altro canale che più parla di queste questioni. Io qui parlo di calcio, e fatta questa parentesi sul fatto che qualcuno doveva intervenire prima che il dodicenne potesse essere libero di andare ad insultare un calciatore, ritorno sul discorso Sturaro. Sturaro sicuramente ha fatto bene a chiedere scusa, ma il fatto stesso che abbia chiesto scusa e che si sia sentito in dovere appunto di farlo rende grande ed importante questo caso. Fa capire che evidentemente la Juventus, che sicuramente era al corrente di tutto prima di me, prima di noi, prima di voi, è intervenuta in qualche modo con il calciatore. E sinceramente, poiché queste cose normalmente alla Juventus non vengono ben apprezzate, anzi, e ci mancherebbe, io non mi meraviglierei se si prendesse la decisione definitiva a questo punto di cedere Stefano Sturaro a giugno. Non a gennaio, perché sarebbe clamoroso. Persino Vidal è stato ceduto con calma, nonostante fossero mesi che circolavano su di lui voci non tanto gradevoli rispetto alla sua vita privata. Quindi figuriamoci Sturaro per uno scivolone, che comunque non è una cosa gravissima, per quanto sia comunque grave, se può essere, diciamo, ceduto in fretta adesso a gennaio. Non c'era sicuramente il progetto di cedere Sturaro a gennaio, per questo lo dico. È un giocatore che in questo momento fa parte della squadra, è utile per Allegri e quindi rimarrà. Però potrebbe effettivamente essere ceduto a giugno, cogliendo anche questa occasione, insomma, di allontanarlo, perché si è allontanato lui da quello che comunque è e resta lo stile Juve. E purtroppo da tifoso sono arrabbiato per questo, perché diamo adito veramente a chi non fa altro che insultarci, non fa altro che cercare il difetto nella Juventus e nella Juventinità, non fa altro che creare a volte anche dei casi, delle polemiche, pur di poterci attaccare come Juventus, come realtà calcistica e come tifoseria. E quindi queste cose veramente sarebbero da evitare in qualsiasi maniera. Tra l'altro parliamo di un tifoso del Napoli, sappiamo bene i tifosi del Napoli quanto ci odiano, e dare adito proprio a loro di dire: ecco, questi sono gli Juventini, ecco, questo è uno Juventino, ecco, questo è lo stile Juve, sinceramente non mi va giù per niente. Sturaro aveva tempo e modo di rifletterci 12 volte, come gli anni del ragazzino che lo insultava, prima di rispondere. Avrebbe potuto tranquillamente ignorare. Non c'era veramente bisogno di rispondere ad un dodicenne che lo insultava, davvero, non c'era veramente bisogno, non c'era una necessità di onore, non c'era una necessità culturale, non c'era una necessità legata alla figura del calciatore, perché il calciatore normalmente non risponde ai commenti, anche perché ne riceve migliaia, e questa volta Sturaro poteva continuare a non rispondere, evidentemente.
Questa è la mia posizione sull'accaduto. Ovviamente, spero che si chiuda qui la questione, che si vada avanti a pensare di calcio, che lo stesso Sturaro torni ad essere il calciatore che è sempre stato per la Juventus, piuttosto che oggetto di critiche sui media e sui social. E direi che per oggi vi saluto qui. Vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video sul calcio e sulla Juventus. Lasciatemi tanti vostri commenti per farmi sapere come la pensate sulla questione e seguitemi sui social, su Twitter Simone Avsim e su Facebook la mia pagina Simone Avsim Juve. E sempre Forza Juve!